Marsala, malgrado i suoi 243 km quadrati, è una comunità con 80.000 abitanti che è riuscita a fare dei salti di qualità per quello che riguarda certamente l'economia circolare. Abbiamo raggiunto risultati importanti, intanto per la percentuale della raccolta differenziata, superando il 75%. Stiamo lavorando a un progetto significativo e innovativo che riguarda l'organizzazione per municipi, quindi le sensibilizzazioni, la presenza nelle scuole delle istituzioni e le buone pratiche che vengono incentivate. E poi sulla repressione, oltre che la nomina di un corpo di ispettori ambientali, anche l'adozione di un provvedimento che ha fatto molto discutere e che spero possa essere presto recepito anche dal legislatore e che riguarda il sequestro cautelativo dei mezzi utilizzati per l'abbandono dei rifiuti. Questo da deterrente credo che sia molto molto significativo come testimonianza, abbiamo già raggiunto dei risultati e a questo si aggiunge l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza assieme poi a tutto quello che riguarda i programmi che rendono Marsala veramente una città virtuosa con gli impianti di prossimità. Noi abbiamo il privato da una parte con il vetro, con la Sarco che consente veramente di essere un riferimento per tutto il centro-sud e poi il felice abbinamento, collegamento con l'OAI che è una storica industria del vetro che consente appunto di poter riutilizzare il vetro che viene conferito nel sud d'Italia.